Macro categoria imprese, categoria finance. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione fintech. La motivazione. Per essere un'eccellenza in forte crescita nel settore dei servizi finanziari, in particolare per essere un istituto specialty finance e punto di riferimento nel mercato dei finanziamenti con cessione del quinto, per essere un leader che ha dimostrato di essere in grado di coniugare al meglio l'innovazione digitale e le tradizionali reti commerciali, grazie a innovativi progetti come MyQuinto, RDD e agenzie di stretto. Il premio va a Spefin. Saluto in collegamento con me Emilio Mauro, CEO di Spefin Finanziaria. Grazie per essere qui. Bentrovato, Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti. Emilio. Le chiedo subito un commento a caldo, come di prassi, insomma, che cosa significa per voi questo riconoscimento? Beh, io credo che sia il riconoscimento giusto per quanto abbiamo fatto in questi ultimi anni. Dal 2015 noi abbiamo investito molto tempo e risorse proprio nella digitalizzazione di tutti i nostri processi. Abbiamo tra l'altro una società controllata che fa attività di ricerca e sviluppo e all'interno della nostra azienda abbiamo due responsabili, uno per la ricerca e uno per l'IT. Questo per dire che abbiamo investito veramente tanto nell'ambito della digitalizzazione dei prodotti, per cui siamo molto contenti e soddisfatti di questo premio. Però mi piace aver letto, io mi ricollego proprio a quello che lei mi sta dicendo, aver letto nella motivazione che bene aver investito nell'innovazione digitale, che è una condizio sine qua non, però mantenendo comunque intatte anche quelle che sono le reti commerciali tradizionali. Quindi siete riusciti, questo è un valore aggiunto, a coniugare al meglio l'innovazione e la tradizione, che è sempre la cosa più idonea da fare. Sì, certamente siamo riusciti tra l'altro a traslare la stessa applicazione tecnologica nel nostro progetto MyQuinto. MyQuinto è una piattaforma completamente online, paperless, in grado di dare un servizio, come dire, completo ai nostri clienti per poter procedere a una richiesta di finanziamento solo ed esclusivamente attraverso questa piattaforma. La stessa tecnologia poi siamo riusciti anche a traslarla e a declinarla nell'altra piattaforma gestionale che si chiama Edotta, che è una piattaforma, diciamo, gestionale ad uso interno e che utilizzano anche gli agenti. Per cui anche gli agenti con questa tecnologia che è appunto, noi la chiamiamo RDD, significa riconoscimento digitale a distanza, è una tecnologia che permette agli utenti e ai nostri agenti, alla nostra rete, di poter riconoscere completamente a distanza il nostro cliente. Sì, è una piattaforma dove il cliente si collega tramite una webcam, il sistema apre una finestra collegata con un sistema di una società terza che è un ente certificatore riconosciuto dallo Stato. Il nostro operatore, attraverso un protocollo che deve seguire e riconoscere la persona, rilascia la firma digitale e con la stessa firma digitale il nostro cliente può firmare tutta la precontrattuale e la contrattuale necessaria al processo della richiesta di finanziamento. Una volta stabilita, diciamo, l'attività di istruttoria all'interno della nostra azienda e viene deliberata positivamente l'operazione, viene, diciamo, fatto un bonifico al nostro cliente per la liquidazione, diciamo, della richiesta di finanziamento. Quindi sono due piattaforme che fanno la stessa cosa, una è indipendente ed è la piattaforma di MyQuinto, l'altra invece è una tecnologia integrata nel gestionale degli agenti che consente anche a loro di fare questa attività a distanza. E devo dire che questa tecnologia ci ha aiutato molto, soprattutto in quest'anno, per quanto riguarda, diciamo, la situazione Certo, pandemica, i certo. nostri agenti sono riusciti a raggiungere degli ottimi risultati e soprattutto abbiamo dato un servizio eccellente ai nostri clienti che pur non potendo muoversi da casa, però sono riusciti ad ottenere, diciamo, il finanziamento per soddisfare le loro esigenze. Ecco, Emilio, un'ultima cosa in conclusione, quindi come guardare al futuro, anche se poi abbiamo parlato già di innovazione, quindi che è di fatto il futuro, però insomma come proseguire su questa strada?
Noi proseguiamo così come abbiamo sempre fatto, crediamo fortemente nell'innovazione tecnologica, abbiamo anche messo insieme altri strumenti che MySpafin e Business Intelligence. MySpafin è addirittura il portale del cliente dove può attraverso questa applicazione dialogare con noi o con i nostri agenti, può controllare i suoi piani d'ammortamento. Può fare delle ulteriori richieste, quindi insomma lavoriamo molto per soddisfare sempre le esigenze del nostro cliente, lavoriamo molto anche nei nostri processi aziendali, questo per accelerare diciamo, tutte le attività, oltre che ad avere un efficace controllo e monitoraggio delle attività, ma soprattutto puntiamo ad aumentare la velocità di lavoro per soddisfare sempre le esigenze dei nostri agenti e soprattutto dei nostri clienti. Benissimo, grazie. Naturalmente Emilio Mauro, CEO di Spefin Finanziaria, e complimenti a tutto il team di Spefin per questo riconoscimento, eccellenza dell'anno innovazione fintech, e buon proseguimento, ci sentiamo presto. Grazie, grazie. Grazie.